¿No te gustó la comida? ¿Qué pasa? ¿Que es mejor la comida italiana? ¿Eh? ¿Te dieron por el culo anoche, tío, que no hablas? ¿Qué te pasa hoy? Oye, ¿qué te pasa hoy? Puto italiano. Cuenta tu historia. Que cuentes tu historia. Tío, te vas a meter en problemas, ¿eh? ¿No te acuerdas de la historia? Eran 400 presos. No eran 400. ¿Cuántos eran? 358 anni fa, 358 anni fa. Vale. ¿Y qué? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue la historia, tío? ¿No te acuerdas? Eran mujeres, niños, en la prisión. Non era una prigione. ¿Qué era? Era un villaggio. Un villaggio. E che è un villaggio? Tutto iniziò con il Pelle Rossa. Sì, Pelle rosa. il Pelle Rossa. Te l'ho detto mille volte, il Pelle Rossa. Nessuno sapeva da dove venisse questo Pelle Rossa. Era un tempo veramente fatto di crimini. Dentro questa prigione c'era di tutto, stupratori, ladri, borseggiatori vari, assassini. Era una prigione di merda, come oggi, una prigione di merda. Ma poi, sto Pelle Rossa, arrivato dal nulla, rivoluzionò la prigione, la fece diventare un villaggio. Eh sì, con mogli. Sì, con bambini anche. Si procreava nella prigione. E c'erano migliaia, migliaia di persone. La prigione diventò sempre più grande e la voce si sparse per tutta l'isola. Tutte le persone dell'isola incominciarono ad invidiare la prigione. Nella prigione si viveva bene, c'era lavoro. C'era felicità. E
E così incominciarono a commettere vari crimini, solamente per entrare nella prigione della felicità. Tutto questo grazie al Pelle Rossa, che dopo circa 10 anni sparì. Sappiamo solo un dettaglio, che quando il Pelle Rosso uscì di prigione, e quindi non c'era quasi più nessuno nell'isola e tutte le case erano vuote di gente, tutte queste case furono saccheggiate. Non si sa ancora chi fosse il Pelle Rosso. Pelle Rosso.